And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Il viaggio che presto riporterà l'essere umano sulla Luna è iniziato. Mercoledì 16 novembre, quando in Italia erano le 7.47, è partita la missione senza equipaggio Artemis 1 verso il nostro satellite. Una prova generale per testare il colossale razzo Space Launch System e la navicella Orion, che si sono innalzati in volo dal PAD-39B al Kennedy Space Center della NASA in Florida. Un traguardo atteso con il fiato sospeso, visti anche gli imprevisti e ritardi che si sono susseguiti da fine agosto, con diversi rinvii del lancio. Ma oggi il debutto di SLS è stato decisamente all'altezza delle aspettative. Dopo una partenza da manuale, circa 2 minuti dopo il liftoff è avvenuta la separazione del Solid Rocket Booster, mentre lo stadio principale si è separato dopo altri 6 minuti. La separazione di Orion è invece avvenuta circa 2 ore dal lancio e la navicella ha iniziato la sua traiettoria verso la Luna. Un viaggio seguito anche dall'Agenzia Spaziale Italiana, che ha organizzato un evento trasmesso in diretta streaming con alcuni esperti dell'ASI per approfondire il ruolo italiano in questa importante missione internazionale. Tra i contributi chiave del nostro paese c'è l'italiano Argo Moon, unico nanosatellite europeo selezionato dalla NASA per viaggiare a bordo del volo inaugurale dello Space Launch System. CubeSat dell'ASI realizzato dalla torinese Argotech, Argo Moon fungerà da osservatore spaziale d'eccezione. Il suo compito è quello di fornire alla NASA le immagini significative a conferma della corretta esecuzione delle operazioni del vettore, che al momento del rilascio dei CubeSat 10 in tutto, non potrà inviare segnali verso il nostro pianeta. Il rilascio di Argo Moon è avvenuto correttamente circa 4 ore dopo il liftoff. Fondamentale anche il contributo italiano alla navicella lunare. L'Italia, tramite tale Salenia Space e altre PMI, ha sviluppato per l'ESA alcuni elementi fondamentali del modulo di servizio europeo di Orion, che adesso sta continuando il suo viaggio verso il nostro satellite, segnando così ufficialmente l'inizio dell'era lunare di Artemis.